Ragazzi, ma che cosa c'è da dire? Che cosa c'è da dire? Atalanta Juve post partita, amiche e amici, è passati di grande calcio. Abbiamo perso un'altra partita. Abbiamo perso un'altra partita, una partita fondamentale perché l'Atalanta ci scavalca in classifica. Il Milano ha già vinto, la Lazio mi pare che ha vinto e vincerà anche lì, anche il Napoli col culo che abbiamo, veramente. Amiche e amici, è passato di grande calcio, parliamo di questo match della 31ª giornata, Atalanta Juve, parliamo velocemente perché c'è la Formula 1 sul ciclismo, c'è tutto da vedere. Veramente, qua, facile, la differenza l'ha fatta, l'hanno fatta due cose: il culo, perché questa è una partita palesemente da pareggio, e due, il fatto che Malinowski è un subentrato. E voi direte che cosa c'entra questo? C'entra che noi in panchina abbiamo Kulusevski, Arthur e Ramsey, e loro hanno i giocatori che gli cambiano le partite. Questa è la differenza. Ronaldo, che non si è capito, anche lui pagliaccio, che non si è capito se voleva, non voleva giocare, se stava male. Dybala, ancora una volta, si dimostra essere in questa stagione soltanto un anno a partita in corso. Morata, non te voglio più vedere. Morata, devi sparire dai radar, veramente, devi ucciderti. Mamma mia, mannaggia. Alvaro Soler abbiamo, altro che Alvaro Morata. Intanto metto pure un legno al fuoco. Che ve devo dire, raga? Che ve devo dire? Se siamo in Champions, dobbiamo ringraziare, dobbiamo baciare in terra dove è più lordo. Deviazione decisiva di Alexandro su Malinowski. Che c'è a fare? Basta, stop, è finita. Non puoi fare niente, non c'è nient'altro da dire perché è stata una partita abbastanza banale, abbastanza bloccata, con le chance più grandi che ce l'hanno Freuler e Morata nel primo tempo e Zapata, Muriel nel secondo. Basta, i punti avrebbero meritato loro probabilmente. Era una partita da pareggio. Ormai si doveva andare in pareggio. Però va così da tutta la stagione. Ora speriamo di riprenderci col turno infrasettimanale che giochiamo col Parma. Detto questo, torno a vedere Formula 1 e ciclismo. Addio a tutti, ciao.